una class action contro gli amministratori della vecchia Banca Etruria. Lo studio legale Iezzi di Viterbo ha deciso di aiutare i risparmiatori azzerati intraprendendo un'azione civile collettiva. Chi aderirà pagherà solo le spese vive e solo in caso di vittoria il 20% del risarcimento andrà allo studio legale. E noi abbiamo rilevato che fino adesso di cose concrete ne hanno fatte ben poche. Noi abbiamo intenzione di fare un'azione nei confronti degli amministratori della Banca Etruria, richiamando in giudizio in prima persona e chiedendo al giudice il sequestro di tutti i loro beni, perché loro hanno fatto il danno e a mio modestissimo avviso loro dovrebbero risarcire. Fermo restando che non abbiamo alcuna fiducia nel fondo, nei decreti, e tutta aria fritta, perché in effetti soldi non se ne sono visti e secondo me non se ne vedono. Gli amministratori hanno fatto il danno, gli amministratori sono messi in tasca i soldi, gli amministratori lo debbono risarcire, questo in termini. Tra amministratori voi intendete? CDA, nessuno escluso. La farete su Arezzo questa azione? Sì, sì, lo sarà il competente del Tribunale di Arezzo. Avrete un incontro con le vittime del Salvabanche, se non sbaglio? Fatto diversi incontri, adesso ne faremo un altro in settimana con le associazioni, poi ci sarà un ulteriore incontro con il professor Forte, che è il nostro consulente di parte, questo sarà fatto in Toscana, adesso non so quando perché ci dobbiamo mettere d'accordo, però ecco, noccio di tutto il discorso che i responsabili sono quelli che debbono pagare, perché se mi dice il fondo vuol dire che siamo noi. Ma né io né lei vogliamo pagare nulla per i guai che combina la Banca Etruria. A livello di giurisprudenza ci sono dei precedenti? No, la stiamo valutando. Comunque, o in un modo o nell'altro, noi la faremo. Si prevede, immagino, un'adesione molto alta da parte dei risparmiatori. Questo è quello che ci auguriamo, anche perché tutte le iniziative adottate fino adesso, manifestazioni, sit-in, fiaccolate e quant'altro, non hanno portato né potevano portare ad alcun risultato.